Ciao ragazzi. Ciao! Basta, possiamo finire il video. Sì, sì, video è su finito. Netflix. Francesco, condividi lo schermo. No, come dire, condividi lo messo schermo. Uno sfondo bianco. Fallo. Fallo, testa di cazzo, per favore, fallo. Io lo sapevo, sto coglione. Non c'è una luce in casa, santo Dio, non c'è una luce in casa. Ciao ragazzi, siamo su... Oddio, aspetta, 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 si è parlato bravo, ok. Siamo mutato, ok, perfetto. Siamo sul vlog aggiornamento e non lo facciamo da un mese e mezzo, penso, sì, più o meno. Cosa che noi da quando abbiamo aperto il canale avevamo detto vlog aggiornamento a inizio mese. A inizio mese proprio era. E poi è arrivato Francesco, quindi faremo un recap di questi un mese e mezzo di video che abbiamo fatto e vediamo, poi parleremo di altre idee che abbiamo, che sinceramente non abbiamo. No. E vediamo un po' cosa una esce fuori. Una soltanto ne abbiamo. Nel durante del video, sì, esatto. Una che sola. Però quella è troppo bella per parlarne. Sì, no, e quella sarà una sorpresa secondo me. Ah, comunque siamo da remoto, perché un coglione, io no, e Matteo neanche, però vi lascio il dubbio, al Covid nel 2024, diciamo un po' fuori moda, però sì, ha il Covid. Che video abbiamo fatto? Abbiamo fatto vlog aggiornamento, lavoro in corso, che la maggior parte della gente lavora in corso, se ne è sbattuto il cazzo, infatti sono sì. 24 views, però noi ce ne sbattiamo il cazzo altrettanto. E ne faremo altri. Probabilmente sì. E, stranamente la prima e probabilmente la seconda idea di Francesco è andata una merda, 8 views, però quelli sono... Era andato meglio quello del calcio. Se è spoilerato che era per nome mio, se non spoilerato che era per nome mio, figurati, guarda. Ah ragazzi, se questo video lo vedrete in ritardo, picchieremo Francesco. Il gioco da tavolo, sono andato troppo avanti, mi sono perso 5 video, scusate. E abbiamo giochi da tavolo, è caduto in moto, sono caduto in moto, ormai si sa che ogni volta che qualcuno si fa male si vede qualcosa. E infatti è tipo il secondo video in ordine che ha fatto più views, perché il primo poi ne parliamo di qual è. Giochi da tavolo, episodio 1 è andato bene, quindi ne porteremo un altro, che abbiamo un altro gioco sulla società, dovremmo comprarne altri. E... sì, se li dovremmo steccare. Sì, 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 sì. Se Francesco dà i soldi. Se Francesco riesce a trovare il lavoro. Ti stai facendo sfruttare, Francesco. Ti vorrei ricordare questo. Detto questo, poi abbiamo iniziato a mettere gli estratti live del live che facciamo su Twitch, quindi se non ci seguite su Twitch, seguiteci su Twitch, che praticamente nelle ultime 3 settimane abbiamo fatto una live a settimana e ogni volta l'estratto live finiva là, però gli estratti live su Francesco li riduce da 1 ora e 20 a 7 minuti, quindi vi perdete 1 ora e 10 di stronzate che diciamo. Cioè, hai visto come ho fatto io Francesco, che da 1 ora l'ho fatto diventare 20 minuti? No, fa bene Francesco, soltanto che sì, tu però... e Minecraft e il suo sono stronzate. Sì, però se perdiamo tutte stronzate, magari ci stanno... Oddio, 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 si apre la porta. Dio, si apre la porta sotto. Aspetta. Fantasmi, Emanuele, i fantasmi. Voglio tenermi questa luce bianca, punto. La luce arancione mi dà fastidio, punto. Ehi, Siri, luce arancione. Sì, dai, è bello. Belle quelle luci dal cielo, Emanuele. Dicevamo, poi, diciamo che c'è stata questa settimana del 4 all'8 dicembre, che sono usciti 3 video, che abbiamo tipo uno dei video più bassi, che è ovvero chi ne sa di più, che pensavo magari facesse un po' più di view, e invece una challenge, però ne ha fatti 15, e abbiamo l'estratto live che ne ha fatti 17. Poi c'è un video che è uscito completamente a cazzo, quello della nuova macchina di Matteo, che diciamo potrebbe aver fatto... tipo 851. Ha tipo doppiato il primo video. L'ha doppiato, quasi triplicato. Quasi triplicato. Sa 400. Sbagliato io, colpa mia. La matematica. Fra. L'ha doppiato e poco più. E poco più. Oh. Cioè, ragazzi, loro non mi hanno mai voluto del retta far video sulle macchine. No, che famo de qua. Eh? Mai detto, abbiamo fatto un soltanto video, ci ha consigliato, che era il video sulle nostre macchine, che fanno cagare quei tipi di video, perché finché avevi una 600 non si può fare, ora che hai una macchina un po' più decente si può fare. Okay. Io non ho più un mezzo, Francesco non c'ha un mezzo, che cazzo video volevi fare? Vabbè, te tra poco te torna. Se spera, porco... la carrozzeria da lunedì scorso, bra, a giovedì... La stanno andando a prendere a Honolulu! Honolulu! Dove stava Honolulu, Matteo? Vai. Complimenti, dottore. Hai visto, sì. È laureato lei.
Sì, in stronzologia. Comunque, diciamo, quindi ha fatto 850 views, è il video con più views del canale. E c'è stato anche un commento a cui Matteo ha risposto, se lo vuoi I primi spiegare meglio, così magari. haters. No, Niente, non è in poche parole mi ha detto che con i stessi soldi mi prendevo una macchina più potente, ma in realtà no, perché con gli stessi soldi non mi sarei preso quella macchina, perché sarebbe costata di più, più E potente. poi non è E un'altra macchina, proprio no, la la stessa Punto più punto, la stessa potente. punto più potente, La Punto. ma non è vero perché comunque la macchina sì, è un 1000 di cilindrata, ma ha 105 cavalli. Quindi quando entra in coppia 1000. entrano 105 cavalli e non 95 di un 1200 o di un 1400 che ciucciano. Nel frattempo, di quella settimana in cui è uscito questo video, dove Matteo ha fatto 850 views, io ho registrato il Wikivlog, dove ci ho tipo messo qualsiasi mia abilità nell'editing, e ha fatto comunque le sue dignitose 36 visualizzazioni, e che vuol dire che se l'ho fatto io sono uscito 36 views, se lo faranno Matteo e Francesco ne usciranno 15 a testa. E si può fare, quindi se volete farlo fatelo, è un po' rompipalle, ce l'ho con voi due. Ah, nel frattempo, poi abbiamo verificato chi fosse il più intelligente tra di noi con l'IQ. Abbiamo fatto il test dell'IQ in un estratto live un pomeriggio con noi del 13 dicembre. Quindi E seguiteci dove su ho. Twitch. Esatto, perché appunto facciamo anche test simpatici dove è uscito fuori che io sono ovviamente il più La intelligente. prossima volta vediamo che pianta Leggermente un siamo. pochettino più intelligente rispetto a me, insomma, lecce. Io 128, tu 110, Matteo 90. Però Matteo Sì, sarà rotto un perché po' io mi ero rotto le palle. le palle. La prossima volta faremo su che pianta sei. No, io sono allergico. Vabbè, piante virtuali, non Ah, piante virtuale, virtuali. sicuro? Siete sicuri? Non te lo Sì. garantisco. Matteo non me lo garantisce, io non mi Matteo non te fido. lo garantisce, io te lo garantisco invece. Allora. Allora non, no, allora proprio no. Zero. Zero. Poi vabbè, abbiamo fatto Francesco è arrivato col Covid e quindi abbiamo iniziato a fare un video. In realtà questo video l'abbiamo fatto in remoto a prescindere, real or fake. L'abbiamo fatto in remoto a prescindere perché a me Sì, era più veloce. Va bene, in remoto comunque. l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto un video che andava di moda 5-6 Di anni fa moda. con Real Fake. Nel frattempo Matteo sta col telefono perché non sa fare il suo lavoro. Oh, attenzione, chiamata in tempo reale, pronto? Anche La a lei. contatto da Vodafone per informarla che abbiamo appena comprato nella sua zona per farla avere la nostra fibra a soli 24 euro al mese. Scopri i nostri vantaggi. Prema 1 per avere maggiori informazioni. No, ho Starlink, cioè ho la satellitare io. Pensa quando ho detto con Starlink. Poi abbiamo portato un'altra idea di Francesco e questa volta non abbiamo detto che era di Francesco, quindi non può dare nessuna colpa. Ed è andato comunque male, quello del quale è il migliore del test della 17 user ha fatto in 3 giorni, ovviamente, però Vabbè, più comunque. della tier list, più della tier Sì, list. è stato anche forse di tipo 3 giorni soltanto, ripeto. Poi arriviamo a ieri, che abbiamo fatto appunto un altro estratto live cioè ieri per noi, per voi l'altro ieri, mercoledì. Abbiamo fatto un estratto live su Minecraft. Quindi appunto seguiti su Twitch perché porteremo la nostra serie su Minecraft solo lì. Qua vedete appunto soltanto l'estratto live. Quindi vi perdete gli insights. Tipo Matteo che non sa giocare a Minecraft. Che in alcune parti nel video l'ha messo, dove si capisce che non sa giocare, ma non tutte. Vedere Matteo che non è capace a giocare. Twitch in descrizione. A parte ci sono tanti video dove faccio vedere che non so giocare. Ma A Minecraft? no, su tutto. Ah, ma io dico Minecraft, tutto, vabbè, qualsiasi gioco facciamo, non sei capace. No, l'unica idea Infatti. che abbiamo, che in realtà è di Emanuele, è di giocare a nascondino con le macchine. Preso da un TikTok americano, non mi ricordo di chi, non mi ricordo di cosa, non mi ricordo di quando. Però nascondino con le macchine. Dobbiamo ancora cercare di capire bene come strutturarlo, però l'idea c'è. Dobbiamo farlo in un mattina barra pomeriggio presto. Perché sennò dopo diventa troppo buio e dobbiamo farlo prima di Natale. Cioè prima di Capodanno, perché Natale è dopo domani. Meno che non lo facciamo sabato mattina, Dipende magari. se Francesco è positivo o negativo. Oh cazzo, vero, sto coglione di merda. Oh. E oltre a quello, quindi abbiamo questo nascondino con le macchine, che dopo appunto capiremo come sistemarlo. Però l'idea è che appunto due macchine, una si nasconde, l'altri due stanno nell'altra e lo cercano in un determinato tot di tempo, in una determinata zona. Dobbiamo ancora capire questa cosa, quanto tempo, quale zona, che zona, come fare. Poi dobbiamo capirlo però. Due macchine, una macchina si nasconde, non possiamo scendere dalle macchine ovviamente, quindi Eh beh, grazie se no non era nascondino con le macchine.
Ma che magari ti posti, sposti quella macchina e poi ti nascondi da un'altra parte. Allora là. Sei figlio di puttana. Figlio di puttana, esatto. E l'altra idea che abbiamo, appunto, è soltanto portare un altro gioco di società. Che lo abbiamo su. Lì, da, se ci dico su, intendo da Matteo perché ce l'ha su sul mobile su. Dici Cocorito? Volevo dire Cocorito, sì. È l'unico altro che abbiamo. Massimo possiamo portare. O what do you mean? No, Massimo non penso ci abbia qualcosa. Probabilmente il mio daily vlog, no, come si dice la mia wiki vlog della settimana, wiki vlog fatto... quello là uscirà sicuramente il 2024, perché sarà molto più impegnativo per me, dato che questo dicembre non è stato suspense. Fra hai detto no, hai detto questo dicembre. Dato che questo dicembre non è stato molto ricco come pensavo, questo tipo di video che porterò sarà sicuramente nel 2024, quando sarà molto più ricco di attività come lo stage e quant'altro. Quindi mai con la palestra. Io comunque ve l'ho detto, ragazzi, io quest'anno verrò soltanto strafare, senza fare gli show che ho fatto l'anno scorso. La testa, questa parte qua, tienila. Io mi tengo tutto il video tanto. Perché appena lo vediamo mezzo ubriaco, fai il video. E nel primo video che esce dopo Capodanno ci mettiamo questa clip e la clip di lui ubriaco. Va benissimo, peccato per il vostro piano che andrà in fallimento quando scoprirete che io invece sono... Così ti metto l'alcol con l'imbuto, te lo faccio. Mentre dormi. Ma stai zitto. Un chicco, due chicchi. Ci pensi tu, Emanuele? Grazie. Un minuto di pausa, quindi facciamo l'outro veloce. Tanto con chi devo vedere lui. Ragazzi, sono tornati Magic Serial. Benvenuti ragazzi, siamo Magic Serial. Senti ragazzi, questo è fino. Se vi piace lasciate un like, commentate e condividete. Lasciate un like se volete che Francesco esca da Trio House. Commentateci con hashtag Francesco fa cagare. Lasciate le candidature qui sotto per chi vuole unirsi. Esatto. E niente, in descrizione dei nostri profili Instagram e il canale Twitch, che se non si è capito dovreste seguirci su Twitch. Twitch. Cazzo. E noi ringraziamo la visione e ci vediamo a un prossimo video. Ciao.